Guarda che ho trovato un video che praticamente sei te che vai con i miei amici a suonare, poi mi sa che non me l'hai detto, non mi hai detto niente, è stato di nascosto. Ritorno da Bukowski. Chi? Eh? Chi? Cambiato destinazione. Oh Dani, allora, dov'è? Conta sempre qua da Bukowski. Sì, dai, c'è sto video che sei te alla sala prove a suonare, tra l'altro ti sei fatto prendere per scemo, ti hanno preso per il culo tutta la sera, non te ne sei neanche reso conto. Veramente siamo stati a comporre delle canzoni. Perché loro comunque hanno un aspetto anche più legato alla mia poetica. Scusa, ma perché ti hanno invitato? Te chi sei? Cioè, nel senso, un uomo scrive le canzoni, cosa suo? Cioè, perché ti hanno invitato secondo te? Pensaci. No, mi hanno detto di mi dovevano vendere un amplificatore, che sapevano che io lo cercavo e sono andato lì per quello. Poi una cosa tira l'altra, due canzoni, abbiamo suonato. Scusa, ma sono canzoni quelle lì? Ma non lo senti che ti stanno prendendo per il culo? Ma veramente affrontano temi sociali che sono molto interessanti, anche attuali. Ridicolo proprio. Io mi sono trovato bene, comunque sono simpatici. Quando t'ho visto là. Ti hanno fatto buttare giù qualcosa? Non eri più nessuno. Eh? Sì, dai, cioè, hai ingurgitato qualcosa, hai assunto. Quando t'ho visto che diventavi un uomo. In realtà sì. Quando t'ho visto che lo sapevo, cos'hai preso? invecchiavi con lui. E caffè cardinali. Quando t'ho visto poi non eri più noi. Mi hanno fatto bere, poi mi hanno detto anche un altro, prendi ancora, bevi ancora. E poi un altro e un altro. E quanti ne hai bevuti alla fine? E alla fine 8. Perché mi hanno detto che bisogna essere imbottito di cardinali per fare comunque delle buone performance musicali, anche per tirare fuori le parole giuste. Il caffè Cardinale è una bevanda incredibile. Consiglio di comprarla a tutti. Lo sapevo. Sei più bravo di noi e capivi tutto. Caffè Cardinali. Quando t'ho visto là, scendevo giù nel bosco, tiravo un sassolino, parlavo con gli uccelli. Insomma, poi l'amplificatore l'hai comprato? Mi sembra aggiustato comunque, a vederlo così. Eh sì, ma quello era un po' anche un modo per conoscersi, no? È un Cardinale. Quanto me lo fai questo qua? Eh? Quanto me lo fai? 6,50. 6,50. Compri qualcosa e comunque ci ho fatto un bel affare, cioè.
c'è anche la massa nella previa. È un bel pezzo, l'antiquariato, vintage. Cosa si guadagna? C'è anche un ragno. Non lo vedi che l'hanno preso nel cassonetto? Lo illumino perché... Cosa, se lo stracciaiolo? Perfetto. Quanto ti hanno preso per quel rottame lì? Guardi qui, puoi vedere anche la circolazione di qualità. Per quel catorcio lì. Sai che magari dietro ci avesse qualche problemino. Quanto hanno voluto? Ma dovunque! A parte qua, ora... Lei... Quanto hanno voluto? È preso bene. Secondo me è preso bene. Possiamo scendere a 7.30. No, 6.40. No, non ti voglio venire. Su internet li trovi a 1.100. Sì, no, non sono venuto per rubarti dei soldi. Ho visti altri due. E gli ho dato 620 euro. Teneva bene anche... No, mi ha dato anche una busta di caffè cardinale comunque in omaggio. Ti ho messo molto peggio. È perfetto. Io non c'ho niente da ceppire perché è preso bene. Sono Blues Amp 333 originali. Così è spento, così acceso e così proprio dal meglio. Stabilità. Ma guardi come lavora. Switch qua. Valvo. Sembra che questo è il bassano, sì. Che poi è il fratello minore del 666. Perfetto, no? Comunque io ne ho già altra gente ovviamente che ci sta dietro da tempo. Ho preso un videatore resistenti questo. Insieme ti posso regalare anche. Penso che mi metti in difficoltà. Mi metti in difficoltà se ci aggiungi un pezzo così. Eccezionale. Dove è ubicato? A Capanne, Montignoso, via Roma. Bar, biliardo. C'è biliardo.